È la prima volta che ci incontriamo, cerchiamo di lasciarci un buon ricordo reciprocamente, in modo che in futuro magari io ritorno, voi mi conoscete, ritornate, io ho intenzione di fare questo lavoro per almeno altri 6 mesi, quindi è meglio lasciare dei ricordi buoni. Io sono siciliano, non so se vi hanno avvisato. C'è qualche siciliano tra di voi? Fatevi riconoscere, non c'è da vergognarsi, eh? Non c'è neanche da vantarsi, però insomma, no, in ogni caso, palermitano, il signore palermitano. Santa Rosalia, siete parenti con Santa. In ogni caso voglio dire, anche se mancano i siciliani, i terroni non dovrebbero mancare, ok? Già. Non siamo a Milano, non siamo nel Veneto. Ma io sono siciliano, quando vado in giro a fare spettacoli, io giro spesso tutta l'Italia, quando la gente sente dire che sono siciliano, mi sento ripetere sempre la stessa cosa. Cioè, che bella regione la Sicilia, sono stato in vacanza 2 anni fa, 3 anni fa, c'è un bel clima, la gente è cordiale, penso sono le stesse cose che sentite dire voi in Puglia qua. Alla fine concludono tutte alla stessa maniera. Peccato che però in Sicilia si sta male perché manca il lavoro. Guarda, il lavoro manca. Ma non è che si sta male, anzi, c'è più tempo libero da dedicare agli hobby, agli amici, insomma si fa una vita più serena. Che un po' è vero che in Sicilia manca il lavoro, però secondo me c'è poca offerta perché proprio manca la domanda. Non c'è mercato. Io ho sempre pensato che al sud ci penalizzi il clima. Fa troppo caldo. No, perché 2 settimane fa a Catania c'erano 42 gradi all'ombra. Io vorrei sapere, uno che deve fare un lavoro manuale, un muratore, un contadino, un operaio, come fa a lavorare con 42 gradi all'ombra? Che su 8 ore di lavoro uno passa 4 ore a lavorare e 4 ore ad asciugarsi il sudore. Infatti il part-time l'abbiamo inventato noi. Ma che uno dice, le 4 ore che mi asciugo il sudore vado a casa e passo a doccia. È inutile che sto qua, do fastidio, puzzo, insomma. Io ho sempre sostenuto che Sud fosse l'abbreviazione di sudato. Anni fa mi ricordo, abitavo in Sicilia e cominciava a nascere il fenomeno della Lega Nord. Questo signor Bossi che raccoglieva consensi dicendo di voler dividere l'Italia, pace, il nord col nord, il sud col sud, il separatismo, secessionismo, ogni 2 o 3 giorni arrivava in televisione con questa cartina geografica dell'Italia, dice, qua mettiamo il recinto, qua mettiamo il filo spinato, l'Emilia Romagna non si sa se la prendiamo, vediamo come si comportano, insomma. Ora, diciamo la verità, a noi meridionali, non è che abbiamo mai avuto tutta questa grande voglia, questa passione di andare al nord, che solitamente uno di noi, quando va al nord ci va per lavorare, quindi se può evitare è meglio, insomma. Però questo atteggiamento in ogni caso era antipatico. Adesso da qualche anno che abito a Milano, ho conosciuto la realtà del nord e mi sono reso conto che Bossi ci aveva ragione. Che ho capito che in Italia ci sono tante regioni che hanno climi, caratteristiche, costumi diversi e non si può fare di tutta l'erba un fascio. Cioè mi sono reso conto che in Italia ci sono regioni adatte per il lavoro e regioni adatte per la vacanza. La Lombardia indubbiamente rientra tra le regioni adatte per il lavoro, che a Milano è facile lavorare. E uno si sveglia la mattina, esce di casa, trova la nebbia, il freddo, la pioggia, tutta la gente a lavorare, nel bar non c'è nessuno, fermi una persona per accendere una sigaretta, neanche ti ferma, si ferma perché hanno tutti fretta, hanno tutti i minuti contati, che uno dopo 2 o 3 giorni che è là, dice che faccio? Per ammazzare la giornata mi trovo il lavoro, se almeno parlo con qualcuno. Non è come da noi al sud, che uno si sveglia la mattina, esce di casa, trova una bella giornata, il sole, il mare è bello e invitante, gli amici tutti al bar a leggere il giornale, a mangiare la granita, che uno si guarda in giro un attimo, ma vuoi vedere che l'unico stronzo che deve lavorare, che debbo essere io? Prende male un po' questa cosa. Io mi ricordo anni fa, la prima volta che conobbi un milanese dal vivo, fino a quel giorno lì li avevo visti solo nei documentari. Era un signore, questo qua, sui 60 anni, che era venuto in vacanza in Sicilia. Io lo vedevo la mattina in spiaggia, però non mi sono avvicinato subito per non spaventarlo. La prima volta che ne vedo uno, magari si prende paura, scappa.
ho fatto abituare alla mia presenza piano piano, mi nascondevo, i primi giorni mi nascondevo dietro i cespugli, dietro agli scogli. Dopo 3-4 giorni questo qua mi prendeva il mangiare dalle mani. La soddisfazione, guarda, si faceva accarezzare. Era un po' sul chivalà, era un po' in tensione, non era rilassato, però piano piano si andava sciogliendo. Dopo un paio di settimane poi abbiamo preso confidenza. La mattina mi ferma e mi faccio, senti, faccio, mi devi togliere una curiosità. Ho detto, prego. Senti, dice, tu sei un ragazzo sano, giovane, dice, ma già alla tua età non lavori? Ho detto, non lavoro. Ho detto, purtroppo in Sicilia manca il lavoro. Vabbè, dice, ma manca il lavoro, ma non mi pare che tu sia uno di quelli che si sbattono tanto. Che sono qua da 2 settimane, ti vedo ogni giorno in spiaggia. Ho detto, manca il lavoro, ho detto, non è che uno sta a casa a piangere. Il mare è gratis. No, ci fai male, guarda, io all'età tua già lavoravo in una fabbrica, poi piano piano ho fatto carriera, poi ho aperto una piccola attività per conto mio, mi sono messo in proprio, ho cominciato ad assumere dei collaboratori. Sai, cioè, ho fatto tantissimi anni di sacrifici, però adesso finalmente dopo tanti anni mi ritrovo ad essere proprietario di una grossa azienda con 300 dipendenti che va avanti da sola e solo oggi io mi posso permettere di stare a mare tutto il giorno. Guarda. A me fa piacere che lei ci abbia una grossa azienda con 300 dipendenti che va avanti da sola. Ma non è che c'era bisogno di fare tutto sto casino per andare a mare. Stamattina mi sono svegliato e ho pensato, apro una grossa azienda con 300 dipendenti o vado a mare? Siccome erano già le 11, pensato, per oggi vado a mare, l'azienda l'apro un'altra volta che mi sveglio prima, che ci vorrà un po' di tempo, trova l'azienda, fa... poi vado a trovare in Sicilia 300 dipendenti che hanno voglia di lavorare, insomma. Ci vuole una ricerca porta a porta, che uno magari li trova, poi a fine mese c'è chi sciopera, chi vuole l'aumento, chi vuole andare in malattia, chi vuole andare in ferie, chi ha problemi, c'era la mafia da pagare, tasse da evadere, insomma, non so chi problemi. Ci ho pensato mezz'ora, mi era venuto un mal di testa, sono andato a fanculo, vado a mare, va. Anche i politici in Sicilia non è che ci hanno dato più di tanto. Io mi ricordo anni fa c'è stato un politico, si è candidato, ha fatto una bella campagna elettorale, ci ha convinti, lo abbiamo eletto. Questo qua arriva a Roma al Parlamento, la prima volta che prende la parola si alza in piedi e dice, dobbiamo portare il lavoro in Sicilia. Tutto sto pezzo di merda. Tutto, prima ci chiede voti, poi ci viene contro. 40 anni che mandiamo là i politici a chiedere i contributi, questo di sua iniziativa va a chiedere il lavoro. Detto, se c'è la passione, te chiedilo per te il lavoro, non rompere coglione agli altri. Che già abbiamo tanti problemi, manca solo che portano il lavoro, siamo rovinati. Già ci eravamo presi uno spavento qualche anno prima con l'attuale presidente del consiglio del Milan, di Mediolanum, di Mediaset, di Mondadori, di Medusa, non si sa più di cosa, non lo sa neanche lui di cosa è presidente più. Lui esce di casa, tutto quello che incontra diventa presidente. Entra al bar la mattina, c'è il barista, dice, prego, le preparo un cappuccino, un cornetto, se no, prima mi fate presidente del bar, poi ordine. Comunque, vi ricorderete 10 anni fa, poco più, quando è sceso in campo, che prima era in tribuna, non so dove era, ci scende in campo, già scende. È sceso in campo, una volta che è sceso in campo i suoi consiglieri gli hanno detto, senti, a sto punto ci dovresti fare un'affermazione, una dichiarazione forte in modo da fare presa sulla gente, sul popolo. Allora dice, ci penso io, se andavo sulle navi da crociera, figurati, se io ci so fare col pubblico, eccetera. Allora, vi ricorderete sicuramente la prima dichiarazione che fece all'inizio della sua carriera politica, che secondo me è anche rimasta la dichiarazione più famosa della sua carriera politica. È stata quella là, dice, garantisco 1 milione di posti di lavoro. Allora, io e gli amici miei non ci eravamo mai occupati di politica e neanche lo facciamo adesso. Quella mattina mi ricordo siamo arrivati al bar, che noi ogni anno festeggiamo l'anniversario di questa cosa. Quella mattina siamo arrivati al bar, abbiamo aperto il giornale sul frigo dei gelati, il frigo non funziona da 10 anni, c'è il barista che ci tiene scarpe, secchi, insomma, però per appoggiare il giornale va benissimo. Abbiamo letto questa notizia, 1 milione di posti di lavoro, ci siamo cacati addosso. Stavolta ci fottono. Infatti per una settimana al bar non è venuto nessuno.
ti sei nascosto in campagna, nelle cantine, nelle soffitte, perché pensavamo che a un certo punto sarebbero arrivati i carabinieri con le camionette a prendere la gente e a portarla a lavorare. C'erano i corrieri che giravano con i messaggi dentro al pane, tipo gli ebrei ai tempi del nazismo, cioè, sai, forse hanno preso a Roberto, forse hanno preso a Mario, insomma, c'era questo clima di tensione proprio. Ce la siamo vista brutta, eh? Meno male che era una cazzata. Anzi, devo dire che come inizio di una carriera politica è stato formidabile. Ne sparo una grossa all'inizio, così la gente si abitua, instauriamo un dialogo. Adesso ci siamo talmente abituati che se lui si astiene per una settimana non ci preoccupiamo. Invece sta male in salute, qualche problema in famiglia, insomma. Infatti l'altro ieri era in Russia col suo amico Putin. Stavano passeggiando, erano rilassati, a un certo punto lo chiama un suo collaboratore, guarda che questa settimana non hai sparato ancora manco una cazzata. Manda i giornalisti subito, sono pronto. Allora, sono arrivati i giornalisti e ricorderete sicuramente che ha detto, con mio grande sacrificio sono costretto a ricandidarmi. Per me è un grande sacrificio, detto. Cioè per te, tu pensa per noi. Comunque lasciamolo perdere che lui già ha tanti problemi da risolvere, specialmente a livello personale. Alla fine volevo dire, sono stato costretto ad emigrare pure io. Emigrare è una parola grossa adesso che io non vorrei spendere nel mio caso, perché io conosco tanti amici emigranti, tanta gente che conosco, che è gente che veramente ha dovuto lasciare la propria terra e i propri affetti per andarsi a guadagnare da vivere altrove. Io non mi posso considerare un emigrante perché non lavoravo in Sicilia e non sto lavorando neanche a Milano per motivi miei di coerenza, diciamo. Mi ricordo i primi giorni che sono arrivato a Milano, mi ha dato una mano d'aiuto un mio amico che era là già da tempo, fa, guarda, ti do io qualche consiglio, qualche indirizzo su come muoverti, come fare, se per il primo periodo vuoi dormire a casa mia ti posso ospitare, ti ringrazio, tu sei molto gentile. Mi ricordo un pomeriggio, i primi giorni che ero là, eravamo al bar e mi ha presentato un suo amico di Milano. Faccio, ti presento Giorgio, un mio amico di Milano, faccio, lui è Giovanni, un mio amico di origini siciliane. Ho detto, di origini. Sono qua da 3 giorni, non è che non diventa subito di origine, che ancora c'è un maglione a casa. No, sai, gli ho detto così perché Giorgio è un esponente della Lega Nord, cercavo di avvicinarvi in qualche modo, di evitare qualche contrasto. Infatti Giorgio, quando ha saputo che io ero meridionale, stavo a Milano e non lavoravo, si è incazzato, l'ha presa malissimo. Cioè, voi meridionali siete tutti uguali. Non avete voglia di lavorare, non avete voglia di far niente, faccio, noi al nord lavoriamo, produciamo, paghiamo le tasse, cioè al sud siete buoni solo a prendere i contributi, campate sulle spalle del nostro lavoro, vi manteniamo noi, insomma si è agitato, è diventato tutto rosso, certo. Giorgio, stai calmo, sono qua da 3 giorni e non lo so come stanno le cose, dammi il tempo che mi informo, poi magari parliamo meglio. Però gli ho detto, vorrei precisare una cosa, detto, se è vero che ci mantenete voi, detto, cercate di lavorare di più perché non è che stiamo bene, giusto? No, che... Se uno si prende un incarico lo deve fare bene, se non ce la fate ce lo dite che ci facciamo mantenere da un altro, non è che dovete ammazzare. Quando è andato via Giorgio, poi sono rimasto da solo col mio amico, gli ho detto, sentite, approfitto di questo momento di intimità, considerando quella che è stata la nostra amicizia che ormai va avanti da tanti anni, senza nulla naturalmente voler togliere a quelle che possono essere le nostre aperture nei confronti di terze persone che non farebbero altro che arricchire il nostro bagaglio affettivo ormai consolidato dopo tanti anni di ottima frequentazione, ma anche voi. E tu ho finito i soldi. Vabbè, se hai finito i soldi non c'è problema, ci vai in banca, fai il bancomat. Mi era sfuggita questa cosa del bancomat. Ce l'ho ancora il bancomat, è da un po' che non lo uso, però ho pensato andiamo in banca, vediamo se ci credono ancora. Sono andato in una banca a Milano, metto il bancomat, digito il codice, e mi è apparsa la scritta, ritenta, sarai più fortunato. Ritiro il bancomat, mi giro e mi accorgo che dall'altra parte della strada c'era il Banco di Sicilia. Questo è il Banco di Sicilia, sono siciliano, ho l'ambasciata, no? Che uno all'estero, ho detto conosco la lingua.
Vado al Banco di Sicilia, metto il bancomat, digito il codice, aspetto un quarto d'ora, che anche se eravamo a Milano c'erano i tempi meridionali da mantenere così. Dopo un quarto d'ora anche lì sul monitor mi appare la scritta: non rompere i coglioni. No, però ho pensato, questa è la mia banca, voglio spiegazioni. Allora, ritiro il bancomat, entro in banca. Però sono entrato e mi sono accorto che dall'altra parte del corridoio c'era il direttore, che era lo stesso direttore che avevo al Banco di Sicilia in Sicilia. Il direttore mi guarda e dice: Cacioppo. Io ho visto, che porca puttana, il direttore. Ho provato a scappare, però c'era questa porta blindata con i vetri antiproiettili, pulsante verde, luce rossa. Entrare uno alla volta, depositare gli oggetti metallici, fa la giravolta, fa la riverenza, dai un bacio a chi vuoi tu, uno entra a fare, entra sta cabina. Ci volevano 20 minuti per uscire. Io non ce l'ho fatta, il direttore mi ha raggiunto e l'ho dovuto affrontare. Dice: Cacioppo, come mai qua a Milano? Ho detto: come mai? Sono quasi emigrante. Come quasi? Quasi. Però ho fatto il viaggio. Se trovo il lavoro faccio l'emigrante, se no cazzeggio 2 settimane, poi torno a casa e basta. Ce l'ha il direttore: no, già a me mi hanno trasferito per un avanzamento di carriera, sto un paio di mesi, poi torno in Sicilia anch'io. Dice: ma lo sa Cacioppo che quando eravamo in Sicilia l'abbiamo cercata per un bel po' di tempo, però a un certo punto lei è sparito. La posta ci tornava indietro, al telefono non rispondeva nessuno, anzi, mi scusi se abbiamo dovuto disturbare qualche suo amico, qualche conoscente per rintracciarla, però avevamo necessità di metterci in contatto con lei. Dunque, ho detto: a me fa piacere questo interesse nei miei confronti, ma c'era qualche motivo particolare? Cioè, come no, ce la stavamo cercando perché lei era fuori di 5 milioni da 3 anni e le volevamo chiedere di rientrare. Ho detto: non è che nel caso di fare tutto questo casino, detto. Quando ero sopra io ho detto: mica venivo in banca la mattina a rompere i coglioni. Comunque, ho detto: lasciamo perdere. Ho detto: ormai che sono qua, detto, ne volevo approfittare, detto, volevo chiedere un prestito. Il direttore mi guarda e dice: Cacioppo, prestiti ne facciamo tantissimi. Però come lei ben saprà, per ottenere un prestito sarebbe necessario che lei portasse delle garanzie. Cioè, non c'è nessun problema. Sono andato a casa, ho preso la garanzia del tostapane e la garanzia della lavatrice. Ho messo tutto per bene a carpetta, torno in banca e ho detto: direttore, ho portato le garanzie. Il direttore si è messo gli occhiali e ha cominciato a esaminare la pratica. A questo punto faccio: Cacioppo, le devo dare una brutta notizia. Ho detto: che è successo? Ci guardi, faccio: la garanzia del tostapane è scaduta. Il tostapane funziona ancora, magari se volete lo porto. Comunque, mi hanno respinto la pratica per garanzie insufficienti. Io scendo dalla banca, poi ho preso una rivista di queste che tengono in sala d'attesa, che mi sembra brutto uscire con le mani vuote, dai, la gente parla poi. A un certo punto mi siedo su una panchina, comincio a sfogliare questa rivista, ed era una rivista di finanza, roba che arriva in banca, non si capiva niente. C'era indice Mibtel, Nasdaq, BOT, CCT, BTQ, sfoglio, c'era mutuo con doppio tasso carpiato agevolato con pagamento semestrale a scalare calcolato con aliquota successiva al secondo bimestre dimezzata in base all'indice Euribor, ma vaffanculo, va. C'erano quattro pagine di titoli, non c'era neanche un film porno. Sfoglia, alla fine arrivo all'ultima pagina di questa rivista e trovo che c'era l'oroscopo della settimana. E tutto, finalmente una cosa comprensibile a tutti, dove uno si può rilassare. Leggiamo il mio segno zodiacale, ho detto: vediamo se c'è qualche bella notizia che mi tira un po' sul morale. Io sono un ariete e c'era scritto: ariete, tutti nati sotto il segno dell'ariete questa settimana dovranno ricevere una cospicua somma di denaro. Ho detto: sono d'accordo, però non c'era scritto da chi. Però ho pensato: se tutti gli arieti debbono ricevere dei soldi, ci deve essere un altro segno zodiacale che deve sborsare. Cioè, alla fine il bilancio dell'oroscopo si deve chiudere a zero. Che i soldi quelli sono. Infatti ho letto tutti gli altri segni zodiacali e ho scoperto che il segno zodiacale erogante quella settimana era il Sagittario. C'era scritto: Sagittario, tutti nati sotto il segno del Sagittario, questa settimana dovranno sborsare una cospicua somma di denaro. Ho detto: perfetto, i conti tornano. Allora, prendo il giornale, vado al bar, ho chiesto il segno zodiacale a tutti i miei amici e alla fine ho trovato uno che era Sagittario. Ho detto: che segno sei? Sagittario. Ho detto: benissimo. Ho detto: io sono un ariete. Ho detto: non so se sei al corrente dell'oroscopo di questa settimana, che Sagittario debbono sborsare, gli arieti debbono ricevere, dammi 200 euro, ti togli il pensiero. So che altri arieti stanno chiedendo fino a 500 euro, però vista l'amicizia, questo qua va in tasca un giornale pure lui,
Adesso, guarda qua, questo è di 2 mesi fa. Qua c'è scritto che i Sagittario dovevano trombare con gli Areti e ancora non si è visto nessuno. Andiamo a bere una birra.